Il lavoro prezioso dei nonni per un dono fatto ai loro nipotini e in generale a tutta la comunità di Martegnana di Po. Da domenica, quando nel tardo pomeriggio è stata organizzata l'inaugurazione ufficiale, il comune Casalasco è un po' più ricco. Ricco in particolare di un nuovo spazio verde, in via Verdi, strappato all'incuria e ora recuperato a pieno grazie alle raccolte fondi e al lavoro manuale dei nonni che nei mesi scorsi si sono dati da fare. Partiti dal nulla e nel nulla di un ambiente dove c'erano solo erbacce e poco altro, tutti si sono impegnati, hanno chiesto permessi e aiuto al comune, hanno trovato la collaborazione di diverse ditte, tutte ricordate dal sindaco Alessandro Gozzi che per primo ha preso la parola. I Fratelli Bianchi di Agoiolo, la ditta Grepel di Sabbioneta, la ditta Bozzetti per le piante, la ditta Germani e ancora Ferrari Raineri, falegname e fabbro del paese, oltre a Roberto Finardi che ha donato la fontanella. Insomma, una vera impresa collettiva. Il parco è stato dedicato a Gianni Rodari, scrittore e poeta, soprattutto protagonista della letteratura italiana per l'infanzia e l'adolescenza, la cui esistenza è stata riassunta da Gabriella Bassi, che fa parte del gruppo di nonni che hanno recuperato il parchetto. L'idea di dedicarlo a Rodari, come la stessa Bassi ha ricordato, è giunta su suggerimento di Massimo Pasanisi, un ragazzo di Martignana che ama leggere e riscoprire grandi autori. Prima di tutto però vi è stato un messaggio chiave da parte del sindaco Gozzi che ha rimarcato il cuore di questi appuntamenti. Come questo e le iniziative come queste servono per unire una comunità, non per dividerla. Martignana è il comune del Casalasco dove sono peraltro nati più bambini negli ultimi anni, frutto anche di una crescita a livello residenziale. Poi è toccato al parroco Don Gino Assensi dare la propria benedizione e lanciare un messaggio ripreso dal Vangelo del giorno. Alla fine del Vangelo di questa mattina si leggeva che diversi bambini erano andati da Gesù per conoscerlo. E come al solito tutti i bambini diventano protagonisti di uno spazio, di un'esperienza di vita che la nostra comunità mette loro a disposizione. Anche Cesarino Rosa, rappresentante dei nonni che hanno dato il là all'impresa, ha raccontato come tutto è nato, dalle raccolte fondi frutto di feste organizzate nelle scorse estate, alla buona volontà nell'andare a cercare appigli e appoggi che evidentemente non sono mancati. Da Rosa, poco prima che i bambini leggessero poesie e racconti di Rodari, è giunto l'invito, al quale ci si può associare volentieri, rivolto all'intera comunità di Martignana di Po. Ma fatemi una casa, veramente.